Non c'è rosa senza pina. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Lo so che si dice non c'è rosa senza spina, ma in questo caso devo proprio dire non c'è rosa senza pina, perché questa rosa mi ha insegnato a farla una carissima amica e collega di lavoro, la maestra Pina, a cui mando un grande bacio e dico grazie per avermi insegnato questo modo semplicissimo ed effetto per fare delle stupende rose in carta pesta, una mia nuova acquisizione che condivido subito con voi perché è bellissima. Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Benvenuti sul piano da lavoro di Arte per te, con i semplici materiali per creare le nostre rose di carta crespa. Un paio di forbici, dello scotch o un nastrino, qualunque nastrino, e poi la componente essenziale della carta crespa. Ora, attenzione, non tutte le carte crespe vanno bene, nel senso che per avere dei petali sostenuti la nostra rosa deve usufruire della carta crespa quella doppia, quella che proprio sentite molto elastica e spessa tra le mani e soprattutto con una vergatura, vedete, così evidente. Quando andate a comprarla chiedete una carta crespa doppia e vi darà sicuramente questa. C'è in tutti i colori, ho qui un color pesca e un rosa degradé. Ora faremo insieme una e una, anche perché il procedimento dovrò farvelo vedere un paio di volte, perché ragazzi è semplicissimo ma ci vuole un po' di esercizio. E allora taglio in maniera dritta, sfruttando la vergatura, la mia carta e taglio una striscia di circa 35-40 cm composta da due settori, uno e due. Ora l'importante è che la carta sia tagliata nella lunghezza in maniera estensibile, cioè questa carta ha un lato che si può allungare e un lato invece che è carta normale fissa. Voi questa striscia dovete tagliarla in maniera tale da avere questo effetto un po' fisarmonica, ok? E allungarla, voilà, leggermente. Fatto ciò, pieghiamo la carta, pieghiamo un margine della carta in modo che la vergatura iniziale, che è il margine superiore, tocchi la vergatura centrale. Quindi in soldoni posso dirvi fate un bordo di circa 2 cm. Non pressate troppo, piegate soltanto senza ammaccare troppo la carta, perché più delicate rimarrete più le rose verranno belle. Quello che avrete a questo punto sarà questo. Adesso dobbiamo cominciare ad arrotolare. Come prima cosa facciamo un triangolino così sull'esterno, quindi prendiamo il margine esterno e ripieghiamolo formando una sorta di triangolino. Partendo da qua, adesso dovete utilizzare questa mano per piegare e questa mano per forgiare le curve. Vi faccio vedere. Ponete il pollice sotto e accavallate sul vostro pollice la carta. Senza lasciare questo, mettete il dito sopra la carta e piegate a caramella. Rifacciamolo, mi sposto, riabbasso, poggio il dito sopra e ripiego a caramella, risposto, a cavallo, poggio il dito sopra e piego a caramella, risposto, a cavallo, poggio il dito sopra e piego a caramella, sposto, a cavallo,
poggio il dito sopra e piega a caramella. Ora, questo andamento che vi sembrerà così semplice visto così, nel momento in cui lo riproporrete voi vi farà impazzire. Non demordete, perché è un movimento meccanico, verrà molto più semplice alle persone che sono abituate a cucire, ad avere in mano stoffa. È un pochino più complesso da fare proprio alle persone che non sono avvezze a queste tecniche di piegatura di stoffa e carte. Quindi, senza perdervi d'animo, voi vi spostate, piegate. L'importante è non lasciare mai questo quando piegate, accavallare subito e girare come fosse la carta di una caramella. 1, 2, 3. E soprattutto vi conviene poi andare spediti, senza perdere troppo tempo, perché è il classico movimento che più veloci lo farete, meglio vi verrà. Quando passate, non schiacciate via via gli altri petali, voilà! E finite tutto a rete, quindi alla fine tutta una piegatura. Arrivati a questo punto di piegatura, dopo aver fatto questo accavallamento e accartocciamento, prendiamo la nostra rosellina e cominciamo ad arrotolarla lasciando la parte con la balza verso l'esterno, quindi arrotoliamo su se stessa la parte liscia, così. Eccola, senza scomporci più di tanto, eccola qua, non so se riuscite a vederla, eccola. Prendiamo dello scotch, io per comodità prenderò un pezzettino di laccio, passerò sotto al collo della rosa, così, farò un paio di giri e stringo fortissimo. E la mia bella rosa è pronta per far parte del mio nuovo giardino. Facciamone un'altra insieme. Pieghiamo la carta, come prima facciamo il nostro bordino. Così, quando la carta è colorata da una parte e bianca dall'altra, come in questo caso, fate la piega verso la parte bianca, in modo che poi l'interno della rosa venga tutto colorato. Triangolino prima di cominciare e adesso facciamo come prima. Piega, schiaccio, caramella. 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 A cavallo, schiaccio, giro. A cavallo, schiaccio, giro. E via per tutta la lunghezza, a cavallo al dito, schiaccio e giro, 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 al cavallo al dito, schiaccio e giro, a cavallo al dito, schiaccio e giro, a cavallo al dito, schiaccio e giro, a cavallo al dito, schiaccio e giro fino all'ultimo. Voilà! A questo punto cominciamo ad arrotolare, quindi dal triangolino verso l'esterno, così, e arrotoliamo, 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 creando la nostra rosellina. Vedete, viene fuori da sola automaticamente, senza fare grandi manovre nell'arrotolamento. E voilà! E anche la nostra seconda rosa è pronta. Questa è quella che abbiamo fatto adesso, questa è quella che abbiamo fatto prima. Ne facciamo una terza color pesca.
e sono pronte per essere assemblate. Possono diventare qualunque cosa: la parte sommitale di una penna, un abbellimento per un pacchetto, proprio quello che desiderate, un bouquet per una sposa ecologica, non lo so, qualunque cosa. Ecco, dei fiori per un sacchettino di confetti, quello che veramente desiderate. Potete farle di tutte le misure, rimpicciolendo naturalmente le carte in proporzione. Divertitevi e sbizzarritevi a creare le vostre rose di cartapesta. Ora vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Non sono bellissime, guardate! Sono proprio rose senza spine, ma di cui dobbiamo ringraziare Pina, che è stata così gentile da volermele insegnare. Devo dire che ho provato una grande soddisfazione a imparare ancora qualcosa in quest'ambito proprio dalle persone da cui vado per aiutarle nella creatività, no? Perché in tutti i lavori c'è uno scambio e anche nel mio a scuola c'è. E quindi sono felicissima di avervi proposto questa cosa che trovo deliziosa, semplicissima, che sono sicura in questo periodo possa risolvere 200 problemi per segnaposti, bomboniere, comunioni, battesimi, cresimi e via discorrendo. Quindi fatemi sapere se vi è piaciuto e come, regalandomi un bel pollice in su, tutto pieno di rose. E naturalmente condividete questo video anche sulla vostra pagina Facebook. E grazie sempre se vorrete aiutarmi a far crescere un po' di più ogni giorno Arte per Te. Vi aspetto anche sui miei altri due canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa, col simpatico Gabriele, ma soprattutto vi aspetto sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, un enorme bacio, alla prossima volta ragazzi, ciao!